Gabriele, mi dicevi che dove senti maggiormente il dolore? Cioè, prima fa quello che non Quello che ti fa sento, male. quello che non mi fa. Io c'ho qua dietro, qua dietro la schiena, Ok, più a sinistra. più a Ok, sinistra, a sì. sinistra. E ti fa male con l'irradiazione che senti a volte lungo la gamba oppure rimani tutto concentrato? Rimane qua. Quindi non scende sul culo, non No. senti sciatologia. Ok, No. rimane. Rimane. Va bene, ne soffri da quanto tempo di questo problema? Un Da un anno. annetto. Ok. Esami abbiamo già visto. Adesso vediamo un paio di test insieme. Allora, restami. Vieni, devi dare le scarpe, così intanto facciamo un test qui in piedi. Allora, vieni qua. Comodo, comodo. Allora, piegati piano piano davanti, come se dovessero trovarti in avanti dalla testa. Bravo, scendi giù con calma, vai, 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 scendi. Scendi, 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 scendi. Ok. Vieni su piano piano. Ok, risulta un blocco lombo sacrale più a sinistra. Esatto, È più in che si basso irradia un quello pochettino che tutto. No, il punto è qui, poi dopo senti l'irradiazione sotto, quello è ho notato. il nervo. Però intanto il blocco è da questo lato. Quindi non c'è stato ancora, sai, il compenso quello di storcersi per evitare il dolore. È tutto concentrato lì. Pancia in su, testa qua, mettiti bello comodo. Questa è Bravo. l'etnia delle torture, Questo quello sì, quello medievale. che ho. Ecco, vedi, già che ci sto, che ti Sì. dico. Mi sono anche, ma un mese e mezzo fa, giocando a tennis, mi si è piegato il piede. Verso C'ho avuto una piccola dentro. storta, Questa ho è fatto così, una classico. distorsione in inversione, in questo senso qua. E infatti adesso la controlliamo perché infatti è Perché ho uscito visto fuori che. l'astragalo. C'è sta un problemino, adesso lo vediamo. Tu rilassati, tranquillo. Faccio un paio di test. Tirando su questa gamba, senti un dolore dietro la colonna, dietro la schiena? O tira soltanto la gamba? Un pochino pure dietro la schiena. Un po' dietro la schiena. L'ha Qua. fatto stretching però, eh? Prima Oh, peggio stai un sta. po' peggio l'ultima volta. Ok. No, Senti. ma l'hai fatto. Devo fare un cantino. Quindi lo stretching è fondamentale. Senti, dietro la schiena invece? No. No, ok, quindi vedi, siamo migliorati su questo aspetto. Allora, controlliamo il resto. Partiamo dallo sblocco subito del rilievo che tu hai bloccato nel bacino da questo lato. Andiamo a vedere. Non mi aiutare, eh? Resta rilassatissimo. Faccio tutto io, morbido, morbido. Ok, senza paura di cadere, abbandona qui. Lascia fare a me. Bravo, un'andata, lascia morbido. Le gambe abbandonate, proprio rilassate, esatto, come se cadessi, morbido, morbido. Bravo, rilassati, fa una bella ispirazione, fuori l'aria, rilassa le gambe, bravo, perfetto, allora abbandona. Bravissimo, pancia in su. Che uno vede, capito? Gli altri video che fai, e come scrocchia tutto, dice abbandona, abbandona un par de Ci vuole un po', a tradimento poi, no? Perché devi aspettare il secondo prima. Ok, blocco ci sta, non è che sia piccolino, infatti adesso tra poco ci torniamo. Allora, una è andata. Mi fa fare solo un attimo un controllo sullo stesso punto perché stiamo lavorando con un muscolo che è rigido, quindi devo bypassare il muscolo e arrivare sull'articolazione. Ci siamo già arrivati, ma voglio essere sicuro. Rilassati completamente, bravo, abbandona tutto. Bravo. Morbido, morbido, rilassa le gambe. Ok, lascia le gambe cadere. Perfetto. Morbido. Bravissimo. Fermo così, non ti muovere, abbandona tutto. Rilassa, lascia morbido. Perfetto, fermo così. Rilassa, rilassa, rilassa. Oh, già abbiamo fatta. Pancia in su. Non è che sia proprio blocco piccolino, eh? Adesso. Dici ce l'abbiamo fatta, Ci abbiamo, nel senso che tu quindi hai collaborato ecco, perché non è che abbiamo risolto. abbiamo risolto, poi adesso lo controlliamo. Però intanto tu mi stai collaborando perché io sto facendo la decompressione del punto. Lascia morbido, rilassa tutto, lascia giù le gambe.
e rilassati, bravo, morbido, morbido. Ecco qua, bravo. Lascia a me. Bravissimo. Vabbè, stai prendendo più coraggio rispetto al solito, sei diventato più stoico. E studio, vedi? Dei video che fai. Ah, te li pari prima. Ecco qua, mo scrocchio questo qua. Invece, vedere i video non è una grande strategia, perché giustamente uno si impressiona. Ecco. E poi non ci viene più. Allora, qui stiamo andando bene. Aspetta che controlliamo un paio di cosettine. Ok, tu non mi aiutare, lascia morbido, morbido. Allora, giù le gambe. Bravo, rilassati. Abbandono, no, no, non difendere. Bravo, a tradimento arriva subito. Morbido, morbido, rilassa. Bravo. Ok, ci siamo, ci siamo. Così va bene. Sto aspettando qualche secondo e vediamo invece il compenso da questo lato. Oh sì, intanto ci rilassiamo. Facciamo pubblicità. E certo, Lucantino quando c'è? A marzo al Sistina. Marzo al Sistina. Quindi marzo 2020. Ci abbiamo Rugantino con Michele, la ginestra. Se ci arrivo, se ci arrivi, stiamo lavorando per questo. Quindi, se dovesse fare Rugantino, è pure merito mio. Sì. Allora, se invece non lo vedete, guardi che. Se mi hanno sostituito, è il crollo dello stomaco. Finita, basta, non lavoro più dopo di questo. Allora, vediamo un attimo qui. Uno e due, stiamo andando. Non mi aiutare, resta sempre più rilassato che puoi. Che invece mercoledì ti venga a vedere al Teatro 7, giusto? Quello posso pure zoppicare. Quello riesce a farlo lo stesso. Allora, morbido, morbido, non mi aiutare, lascia cadere le gambe. Bella ispirazione. Bravo, abbandona, abbandona, abbandona. Bravissimo. Bravo, bravo, bravissimo. La terza era un bonus omaggio per controllare appunto il pubblico a casa. Esatto. Perfetto. Sto lavorando su blocchi articolari importanti con una muscolatura abbastanza retratta, ma meglio rispetto a quella che avevo visto l'ultima volta. Quindi sei stato bravo con lo stretching. Lo stretching non va sottovalutato, specialmente poi vedi quando adesso inizi a fare un po' di sport, palestra, corsa. Aspettiamo un pochettino che si rilassino tutte le strutture. Ho visto un altro video che hai fatto sulla... Quale? Sulla storta alla caviglia. Sì, adesso ci arriviamo. E là ho detto, ma allora si può mettere a posto pure qui. Sì, sì. Si mette a posto tutto. Più o meno, ce la facciamo. Pure la caviglia la mettiamo a posto, perché adesso controlliamo che danno hai fatto, ma si sistema. Ok. Allora. Qui abbiamo due sblocchi cervicali che tra poco facciamo. Nel frattempo vediamo se qui comincia a rilassarsi. Sì, il bacino comincia a cedere. Vediamo un attimo la cervicale, la vedo tra poco, mentre invece adesso un attimo la caviglia. Ok, questo è stato il trauma. Un mese e mezzo ormai, però sento. Sì, i legamenti si sono stirati un pochino. Vediamo un attimo, tu rilassati, prepara a me, morbido, morbido, eccolo qua, è andata. Visto che era successo? Prendi un po' la faccia sua. Questo è quando viene riposizionato un astragalo. Dici, che cos'è l'astragalo? Lo senti tutti i giorni, no? È l'osso che sta tra tibia e perone e che in questo caso ti era... Si era sublussato, l'abbiamo rimesso dentro e te ne sei. E c'ho quel pallino di osso che sentivi. Bravo, è perché è uscito fuori quello che sentivi, il pallino e la testa dell'astragalo. Ah. E adesso è rientrato, e infatti non si sente più. Dopo lo controlliamo. Hai capito? Un secondo, vediamo invece il resto. Rilassa tutto, morbido, morbido, morbido. Stessa cosa. Vediamo a casa, se dopo la tecnica... Questa no, c'è una cosa allora, dalla spalla è partito. Lo scrocchio la sua spalla. Allora, quando vedete questo movimento, non è la tecnica, è Michele che ha quel momento di coraggio estremo e quindi non è, no? Diciamo, ma ti messo tutto dritto dalla spalla in giù, ecco. Ho preso un centimetro e mezzo. Penso di sì.
ti tocca cambiare tutti gli abiti rugantino perché ormai non c'entri più. Allora, è andata la grande. Poi tra poco controlliamo questa zona. Nel frattempo ti metti un secondino seduto guardando davanti, che ci sistemiamo un attimo un paio di cose sulla cervicale. Aspettiamo un attimo che ti... Esatto. Ti rilasso. Morbido, morbido, non mi aiutare. Rilassa. Bravo. Perfetto. Morbido, morbido. Quindi la tecnica è che prima sblocchiamo e poi c'è il salto. Questa è una caratteristica che ho io con Michele, che ci capiamo con i tempi. Allora, se facessi il salto però, contemporaneo. Però sono più veloce io prima vado e poi lui salta. Ah, ma certo, ma... Vediamo il resto. Che le conosco tutte. Esbio, ormai sei preparatissimo. Ok, morbido, morbido. No, no, non mi aiutare, bravo. Bravissimo, sì, rilassato. Eccolo qua, sempre col salto, quindi siamo noi. Ma senti che cacciare fa? Fa trum! Una... Che è, sono io? Riprendi un attimo dal doppio shock. Ci sei? Non fa male, non fa male! Ok, può andare. Pancia in su che controlliamo un altro paio di cosette. Rilassato, giù, bravo. E adesso... Vediamo un secondo per farci i dettagli. Lascia morbido morbido che facciamo un piccolo controllo. Bravo, abbandonato. Bravo, morbido morbido. Bravo. Ok, secondo di back. Sai che hai avuto una bella intuizione? Quando hai sentito quel tiraggio che arrivava fino a qua, perché ci sta un blocco anche dell'anca. Che adesso infatti andiamo a vedere. Quindi da una battuta in realtà il nostro Michele ha avuto una bella tensione, perché vedi che qui c'è più tensione qui rispetto a questa. Questa viene giù, vedi molto bene. Questa invece senti che c'ha come più blocco. Adesso lo vediamo insieme. Tu non mi aiutare. Morbido, morbido. Ok. Rilassatissimo. Bravo. Eccola qua, è andata. Devo fare il saltino. Ormai ti ho fregato, sei arrivato qua. Ok, stiamo andando bene. Hai mai detto durante la cosa stiamo andando male? Questa... Beh, il paziente non è proprio rassicurato se fai stiamo andando male. Calcolando che serve collaborazione. Non si riesce proprio, mazza che sei, stai messo male. Se lo vuoi, cioè, questo stiamo andando bene, è relativo, voglio sì, dire. Sì, è più un sforzo positivo psicologico. Magari c'è un disastro, non è che c'è tutta la grana. Ok, adesso ci mettiamo un secondino a pancia in giù, che controlliamo una cosina. Bravo, rilassato. Sì, testa anche da un lato, fermo così, morbido, morbido. Ok, posso andare. Ultimo controllo qui, rilassati. Testa di qua, bravo, morbido, morbido. Ok. Allora, finalmente si è liberato il blocco della sacroiliaca. Il blocco che punti c'è? Blocco. C'hai ragione, allora, guarda, facciamo una cosa. Così non ho spiegato. Fatto niente, c'ho tutti questi blocchi. Da quando ero ragazzino andavo a scuola. C'è i blocchi, io guardo mia. Da quando mi interrogavo. Un blocco. Allora. Questo no. Questo sei tu un pochino più magro, diciamo. Che cosa succede? Questa è l'articolazione arancione sacro, bianca, iliaca. Sacro, iliaca. Sei entrato qui che c'era un blocco di questo bianco rispetto a questo qui che vedi, arancione. Significa che l'anca, da questo lato, si ritrova incastrata in questa maniera qua e stava ruotata verso dietro. Per cui che succede? Che se io porto indietro questo bacino, l'anca che ci sta attaccata, che cosa fa? Accorcia la gamba e tu ti ritrovi incastrato da questo lato.
cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo sbloccato in avanti, se questo ruota avanti l'anca scende giù e ti fa il movimento di allungamento, ma soprattutto libera l'incastro che c'è qua. L'incastro che c'è qua porta poi dopo un compenso che tu hai qui con la vertebra lombare, che ti dà la compressione sul disco intervertebrale che è qua, che è quello verde che vedi, che è la vertebra lombare, e questo giallo è il nervo che viene compresso. È qui dentro che c'hai la compressione. L5, S1, l'ultima lombare, la prima sacrale, esattamente qua, per capirci, qua. O dopo l'irradiazione la senti leggermente più qua, perché poi il nervo scende, invece pure la radice del nervo scende. Adesso è sbloccato. No? Adesso è sbloccatissimo. Come si blocca? Perché si blocca? Postura, quando stai principalmente... Il motorino. Quando stai seduto, quando stai seduto molto infossato, per esempio sul divano, uno si rilassa, visto che c'è quella sensazione di rilassamento, tu fai questo, e poi a un certo punto, tac, rimane bloccato, e poi quando metti in piedi, stai così. Perché rimane incastrato, c'è quella posizione che rimane, vedi, a papera. Mentre invece devi aprire. Per aprire, l'unico modo, quando si incastra l'articolazione, è bloccarla, quello che ha fatto adesso te. Poi, visto che parlavamo di sacro iliaca, quindi una volta sbloccato l'iliaco, bisogna sbloccare l'osso sacro. Che adesso arriva, pancia in giù. Ma che fai, mi dita su? Che pesa sto ragazzo? Adesso ti faccio vedere. Allora, più rilassato che puoi, il lato è il sinistro, bravo, la testa devi stare a sinistra, e si utilizza uno strumento di alta tecnologia, che è lo sgabellino, che serve per, come vedi, aumentare il livello di peso dell'osteopata per poi garantire la caduta libera sul peso. Dai una sistemata a cose importanti prima che sia troppo tardi, perché la botta che arriva è importante. Quindi tu rilassati. Già due figli di roba. A posto, quindi. Ecco, allora rilassati. Bene, più rilassato che puoi. Fattibile? Si può? Vado? Qua. Che sicuro è normale adesso perché c'è il nervo qua. Quindi faccio questo tipo di azione per decomprimerlo anche dal punto di vista del sacro. Però mi devi stare il più rilassato possibile qua. Bravo, tanto non c'è scrocchio qua, non c'è uno sblocco. Questa è una decompressione. Però devi stare rilassato, se no vado a sbattere sul muscolo. Ce la fai rilassato? Morbido, morbido. Morbido. Bravo. Più rilassato che puoi. Bravo, morbido. Perfetto, ok, è andata. Allora, ce la faccio? Chiamate qualcuno per tirare su Michele. Vai, gira dal lato che preferisci. Piano piano. Ci sei? Fai una risalita un po' più atletica anche per il nostro. No, no, ma io stavo facendo questa cosa qua perché io ho tutte le. Io anche per il nostro pubblico femminile, insomma, una cosa un po' più atletica. Io gioco a te, in mezzo al campo faccio questa cosa così, c'è cola, sei bloccato. E invece no. Allora, vai di qua atleticamente, giusto? Ok. Perfetto. Mm-hmm. Ci siamo. Bene. Ma guarda quanto sto più alto adesso. Allora, proviamo i test fatti prima e soprattutto la sensazione. Quindi quella sensazione di blocco irradiato un pochettino sul gluteo, o se invece ti senti leggero, leggero. Ok, facciamo un po' le prove invece che mi dicevi tu dove senti il dolore. Guarda se camminando mi senti leggero o se hai il fastidio. No, mi sento... Sei alleggerito? Sì. E l'irradiazione nervosa non la senti? Prova a piegarti, scendi giù. Bravo. Grazie. Leggero? Libero? Sì. Ok. Un'altra cosa. È andata, faticoso, ma sento sempre quella puntina in che fondo. Che è tappata, quella è un'ernietta fiscale che sta lì. E noi adesso che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo decompressa, anche questa di quella decompressa, però allo stesso tempo adesso aspettiamo che lì cali la tensione, la compressione, però che si vada a disidratare l'ernia, perché l'ernia comunque sia che esce acqua, è un cicciotto d'acqua che piano piano adesso noi facciamo disidratare e così non tocca più il nervo, se no da dolore. Ok, vieni qua che abbiamo un paio di esercizietti, di consigli e ci siamo. Allora, vediamo.
Allora, eccoci qua. Ti sei occupato del materasso rigido? Sì. Bravissimo, il materasso rigido l'abbiamo preso e ci siamo. Sei stato attento a mantenere la posizione corretta, la seduta a 90 gradi, senza l'infossamento quello da divano? Anche se mi piace tanto, però se devo essere infossato così basta che alzi le gambe? No, allora se tu sei infossato così alzi le gambe e ci resti secco definitivamente. Tu cosa fai? No. Ti metti seduto bene mantenendo i 90 gradi e poi invece sollevi le gambe sul poggiapiedi, sul puff. Ma di base ci deve stare l'angoletto. Io ho capito che si poteva infossare. Apposta che sei incastrato. Tu cosa fai? Questo mai, perché questo crea lo scivolamento dell'osso sacro e ti va proprio a impattare sull'erba. Tu invece che fai? Ti metti seduto mantenendo i 90 gradi, giustamente ti vuoi rilassare, poggi sul puff, ti guardi la televisione, cuscino. E ha la stessa sensazione di rilassamento, ma stando, vedi, in posizione corretta. Quindi mi raccomando, perché nel caso tuo i 90 gradi sono fondamentali. Questo qui ti spara l'ernia in fuori, e poi vedi infatti quelle persone che hanno difficoltà a rialzarsi, rimangono, no? Doranti. Lo stretching l'hai fatto, i 3 minuti fatti bene, come abbiamo detto, e lo sport invece c'è l'infortunetto, quello che c'è avuto al polpaccio. Adesso ci facciamo poi lo stretching, quello, capito qual è? Vediamo un attimino. Mi fai questo stretching qua per il polpaccio, perché c'è stata una piccola distrazione del muscolo. Allora, poggia l'avampiede, bravo, ti metti poggiato comodo, la gamba la metti dietro l'altra, ci carichi il peso, tutto sul tallone, e andiamo a tirare, vedi, il tricipite surato, il tendine d'Achille, quindi il polpaccio, creando questo piccolo stibramento elastico che va a recuperare la lesioncina che hai fatto te, altrimenti rischiamo lo strappo muscolare. Questo me lo fai per 3 minuti, prima e dopo camminata veloce, e proviamo anche la corsa, così intanto riprendi anche il recupero. Sì, sì, questa settimana piano piano, ok? È andata. Allora scendi giù con calma. Noi ci vediamo quindi mercoledì, perché abbiamo calo 7, dove diciamo, siamo qua. Lo diciamo, la matematica dell'amore, uno spettacolo portiamo in scena da 10 anni con Eddie Angelilli, uno spettacolo bellissimo, divertentissimo, ma anche un po' commovente. Ci vengo pure io, anzi pure mamma, perché dobbiamo venire insieme, noi mamma è tutta contenta. Ma poi io mi vendico, no. Mi vendico tutto quello che mi ha fatto. Si è vendicato. E poi invece a marzo Lucantino, che lì ci tengo tantissimo, e si va. Va bene. Va bene? Bene. Salutiamo i nostri amici. Ciao a tutti. Ciao. Ah, che poi Michele non lo sa, sai cosa facciamo noi come... Beh, l'hai vista ogni tanto la nostra gag? Allora, la gag è che noi chiediamo ovviamente di iscriversi al canale, quindi iscrivetevi qui sotto, lasciate i commenti al canale, e poi facciamo il nostro saluto, quello dello scrocchio. Ah, no, quello non, quello lo sai, non perché... arrivo mai fino alla facciamo fine. Facciamo questo così, dove praticamente facciamo un saluto con l'occhietto ai nostri amici facendo lo scrocchio. Ah, io pronto? Capito. 3, 2, 1, scrocchietto. Ciao a tutti, ciao. Thank you.